Negli uffici postali della provincia di Pesaro Urbino sono state adottate idonee misure di sicurezza come l'installazione di pannelli in plexiglass, le strisce di sicurezza per garantire la distanza interpersonale e la sanificazione dei locali. È quanto si leggeva in un comunicato diffuso da Poste Italiane che la nostra redazione aveva voluto riassumere in un servizio andato in onda lunedì scorso nel nostro telegiornale. Eravamo stati nella sede di Via Garibaldi, nel centro storico di Fano, per verificare di persona e intervistare la direttrice. Le cose però, secondo i sindacati dei lavoratori delle poste, non sarebbero tutte così come descritte dall'azienda. Rispetto a quanto asserito dall'azienda anche nelle ultime interviste, inizialmente non è stata così veloce come invece ha fatto credere nell'attivarsi con tutte le disposizioni possibili ad evitare il contagio da Covid. E solo dopo una nostra sollecitazione sindacale questo è avvenuto, quindi sono state distribuite inizialmente le mascherine, poche, e solo dopo qualche settimana sono stati installati i plexiglass, sempre su nostra richiesta, sia agli sportelli, e solo successivamente, sempre alla nostra richiesta, sono stati e saranno installati in tutte le sale consulenze i plexiglass divisori. Quindi c'è stato, diciamo, un work in progress dovuto più che altro alle nostre sollecitazioni all'azienda rispetto a quello che c'era da fare, quello che fino a quel momento non era stato fatto. Stiamo lavorando anche per cercare di limitare la mobilità dei lavoratori tra un ufficio e l'altro, ha proseguito Pazzaglini. Questo per diminuire la possibilità di contagio. Dario, dite che non ci sono i dispositivi di protezione per i clienti. Noi in realtà li abbiamo visti, quantomeno nell'ufficio postale di Via Garibaldi a Fano. Ci può spiegare la situazione? La situazione è che i dispositivi di protezione sono arrivati in ritardo negli uffici postali, peraltro sia a livello regionale che a livello provinciale che a livello nazionale c'è stata una forte sollecitazione da parte di noi rappresentanti dei lavoratori affinché l'azienda li consegnasse. Fano aveva gel per le persone, per i clienti, probabilmente un'iniziativa personale di quell'ufficio, oppure magari in preparazione di un'intervista che comprendiamo sia necessaria per tranquillizzare le persone. Quello dichiarato da Poste Italiane, dunque, secondo i sindacati non rispecchia la realtà. I dispositivi di protezione, precisa Dominici, sono arrivati con una certa regolarità soltanto dal 2 aprile, prima, dal 10 marzo, giusto un paio di mascherine. Addirittura noi come organizzazione sindacale abbiamo fatto incetta di quello che si trovava sul territorio e l'abbiamo consegnato direttamente ai nostri colleghi lavoratori. Quali sono le vostre richieste? Le nostre richieste sono innanzitutto il chiarimento su cosa è un servizio essenziale. Se Poste è stata indicata come un'azienda che fornisce servizi essenziali, bisogna che qualcuno così abbia il coraggio di mettere nero su bianco cosa non si può rimandare e cosa si può rimandare. Abbiamo scritto anche al prefetto durante questo periodo perché abbiamo notato che troppe persone approfittavano della scusa di andare all'ufficio postale per farsi una passeggiata, per prendere un po' d'aria. Capiamo che le misure restrittive sono pesanti per tutti, ma insomma la salute è un bene prezioso e né bisogna metterla a repentaglio, ma soprattutto bisogna evitare di essere mezzi di contagio per chi lavora, insomma.